peccato, speravo ci chiamassero un rigore e Frendrup spreca malamente. Ok, FT, vai. Bello, bello. No, peccato, per fuorigioco. Era una bella azione questa, erano due davanti, a parte che aveva sprecato comunque tirando fuori, però. Ok, ripartiamo, bel lancio per Yeboah che allarga il gioco. Poi sprechiamo malamente. Allora, Valenti, batte Valenti direttamente. Un po' alta. Un bel po' alta. Pisa Parma 0-0, il Frosinone passa a secondo, a pari punti col Pisa, perché il Pisa sta perdendo per un gol di Tutino. Madonna, Calò, che punizione che ha fatto. Quindi ci punisce l'ex, maledetto. Mi comunichiamo di nuovo, domandiamo di più alla squadra. C'è un crollo nelle ultime due partite allucinante. 16 piazzati per Calò è un gran punteggio. Però no, questa la dobbiamo vincere assolutamente, quindi andiamo a lamentarci nello spogliatoio ispirati e speriamo proprio. Comunichiamo subito a concentrazione. Ok, bella sgroppata di FT, punizione questa, Ok, di nuovo Portanov. No, questo. Che sfiga, è ribalzato su Ekuban. Con 15 tiri non si è riusciti a buttarne uno dentro, mannaggia. Ok, Ekuban che protegge e recupera il pallone, poi lo spreca di nuovo. Improvviamo un po' la squadra e speriamo che questo aiuti a darsi una svegliata. E no, questo va bene. E ho sbagliato qua. No, offensiva la portiamo molto offensiva, spingiamo più avanti. Non puoi tirare così sulla luna, però volpato, dai, su. Ok, costruiamo di nuovo dal basso. Anche qua ci siamo fatti fregare palla da Rispoli per di più. Occhio Zivora che sei già ammonito. In mezzo venite. Cambiamo Zivora che non si sa mai, che magari si fa buttare fuori. Pausa, facciamo due cambi. Zivora con Pajac e Valenti che è crollato con Boia. Bello questo in mezzo. Che palo. Ma forte, ma che sfiga. Ci riproviamo di nuovo sempre sulla fascia destra, ma niente. Niente da fare.
bello per Porta Nova. Oh, Diebo A finalmente riesce a buttare dentro un pallone, quantomeno riaccuffiamo il pareggio e ci proviamo ora a recuperarla, dai. Bello questo volpato, un lancio un po' strano, ma per Porta Nova che arriva fino a fondo fascia e poi la butta dentro per Diebo A. Ora ci facciamo altri due cambi perché sono tutti stanchi morti, quindi andiamo a cambiare Volpato, non ce l'abbiamo, un esterno destro, quindi no, cambiamo Giorgello sicuramente con Ellerson e Frendrup con Palella. E poi ne abbiamo ancora uno, direi cambiamo Diebo A, che è stanco anche lui, con Yalcin. E vediamo di ripartire bene. 10 ultimi 10 minuti, dai. In corner. E con in corner non riusciamo a buttare dentro neanche uno. Eppure ce l'abbiamo dei buoni tiratori, di testa. Dai, proviamo a ricostruire. Attacchiamo ancora. Ulteriore corner. Di nuovo allontanata. Settantasettesimo, mancano pochissimi minuti, 5 minuti di recupero. Potrebbe essere una delle ultime azioni questa. Niente, rispoli indietro per il portiere. Il Pisa vince intanto e con questo si avvicina al nostro punteggio. Dai, Volpato. Un cross fatto un po' a cazzo, pareggio, niente, non ci è piaciuta molto sta partita. Allora, intanto controlliamo se la live è sempre su, ma direi di sì. Vediamo un po', mi sembra di sì. Ah sì, si vede bene, perfetto, ok. No, perché qua mi continua a dire nessun calo, qua invece mi continua a dire che c'è un solo spettatore, che non è vero, ma va bene. Ok, non si può non notare che in termini di expected goal Diebo A stia facendo meglio di quanto suggeriscono i dati, ma non mi sembra. Non mi sembra che stia facendo così bene, comunque vabbè. Comunque abbiamo ancora 4 punti di vantaggio perché ne avevamo ottenuti fin 9. Ok. Ma Diebo A probabilmente, se riusciamo a gennaio a vendere Coda, Diebo A lo metteremo come punta titolare. Magari gli rinnoveremo il contratto a quel punto. Gotti sta monitorando Diebo A, speriamo di no. Allora, record di imbattibilità casalinga è 10 partite. Beh, sicuramente è importante far bene in casa. Calò ha segnato contro di noi. Si è pentito della decisione di darlo in prestito, non l'ho dato io. Quindi sì. Dopo che Calò ha segnato contro di voi, non la preoccupa che i tifosi possano dubitare della sua capacità di giudizio. Ma no. Anche perché, ripeto, non ce l'ho mandato io in prestito. Crede che Calò avrebbe dovuto dare il permesso di giocare? Ah, che a Calò avrebbe dovuto dare il permesso di giocare contro la sua squadra di provenienza? Basta. Ok, quanto le è piaciuta la prestazione di Diebo A? Oh, finalmente parliamo di qualche giocatore che non sia Calò. La prestazione parla da sola. Dopo un arbitraggio che susciterà molte discussioni, come crede che si rifletterà sulla qualità degli ufficiali in gara? Ciao Andre, buonasera. Esprimiamo il nostro supporto verso gli arbitri maledetti. Qual è stata la sua reazione di fronte alle parole di Dionigi riguardo l'acquisto di Calò? Basta. Come stai Andre, tutto bene?
Ora quanti giorni passano? 8 giorni fino alla prossima partita. Tutto bene, dai. Prestito di Gozzi, eh. Paolo Gozzi non sta giocando, gli dirò che non gioca e lui dirà gioca abbastanza, no, non ha mostrato le capacità necessarie. Vediamo, va bene, ci pensi, perfetto. Sono felice del fatto che vuoi rispettare il nostro accordo, che è questo. Benissimo, speriamo che lo faccia giocare un po' di più. Ho mandato la stream fino ad ora altalenante, nel senso che era andata bene, poi a un certo punto è crashata e dal crash siamo passati da 7-8 spettatori a 2. Però è anche vero che Twitch sclera col numero di spettatori, non sempre sono veri, cioè spesso sono meno, quindi è da capire un attimino cosa sono quanti sono veramente e come sta andando veramente. Ok, a proposito Andre, ti devo far sentire una canzone che voglio provare a aggiungere un pezzetto come alert probabilmente del ride. Aspetta che prendo il cellulare. Non crashato? Evidentemente sì, anche se a me ha continuato ad andare, ma così hanno detto e quindi mi fido ovviamente. Allora, vabbè, poi lo cercherò. Non vedi l'ora. Poi te la faccio sentire. Così bene, troppo che voglio pomparla in stream. Bene, allora alza anche il volume. Adesso appena finisce questa parte anche Osimhen. Allora, Frendrup, cosa c'hai? Notevoli miglioramenti, bravo. Quando scade il tuo contratto? Perché è un mezzo milione fino al 2026, perfetto, allora resta così, benissimo. E il valore è molto alto, bene. E noi l'abbiamo pagato 3 milioni e mezzo dal Brondi, benissimo. Aggiornamenti infortuni, adesso ce ne abbiamo un po', compreso Strootman. Alto rischio, solo Volpato e pezzo di fango che resterà così grazie a Gersus, si chiama così, povero Cristo. Allora, focus, ma non sono neanche male, Pezzella soprattutto, ma dobbiamo prima liberare dall'altra parte. Ambione costa veramente poco, potremmo quasi provare a rubarlo dai cugini. Esonero anche per l'allenatore del Modena. Non mi ricordo se c'eri l'altra volta, Gersus, quando avevo appena fatto vedere la skin nuova e se riconoscevi quello che c'è qua sullo sfondo. Abbasso un po', ecco, così si vede meglio. E anche, non mi ricordo dove, qui forse, qua si vede molto meglio. Ah sì sì, con la piazza brutta. Adesso io ho rimesso di nuovo l'opacità così almeno si vede meglio. Senso levante, e non proprio. Non è proprio sesso levante, va. A proposito, vediamo se c'è il sesso levante. C'è il sesso levante. Però non c'è la città. È solo lo stadio. Sì, ti piacerebbe avere uno stadio così, scusa.
Frosinone Palermo. Spalla che è ottavo. Raven Bentornato. E poi dopo, dopo la Spalla con chi giochiamo? E quando soprattutto? Ah, ma poi non abbiamo più visto come è andata il mondiale, cazzo. Lo sono dimenticato. Finale Spagna-Germania. Passato su Cell, va benissimo. Quindi semifinale, come hanno giocato? Stati Uniti-Messico, sono passati gli Stati Uniti. Portogallo-Germania, ai supplementari la Germania. Inghilterra-Argentina, l'Argentina. Svizzera-Spagna, la Spagna. Semifinale, poi Germania ha battuto 3-1 gli Stati Uniti e la Spagna 1-0 l'Argentina. Quindi terzo quarto posto Stati Uniti e rigori contro l'Argentina, neanche il terzo posto si sono presi l'Argentina. Perso poi contro gli Stati Uniti che fanno ridere i polli. Questa quando la giocano, non lo dice? Sì, invece, domenica 18, ah, oggi! Oggi la fanno, oggi la giocano. Sempre bravo, mostra grandi progressi. Ok. Quale sarà il futuro di Luca Lipani, visto che continua a stupire in prestito al Brianza? Non lo so, vedremo. È giunta l'ora di lasciare la Brianza al Genatese in cerca di una nuova avventura? Turna? Gira voce che lei stia rapidamente perdendo il sostegno della squadra, ma non è vero. Cosa pensa delle difficoltà trovate dal Cagliari considerando le aspettative di inizio stagione? Beh, si recupereranno sicuramente, c'è ancora a metà campionato. Continua. Ok. Allora. Tanto appena passa di giorno andiamo a vedere chi ha vinto il mondiale, allora, tra Spagna e Germania. Vediamo se me lo fa già vedere. Ha vinto la Spagna ai rigori, incredibile, una finale ai rigori e tanta roba, però 0-0, tristissima. Allora, il Pisa cosa ha fatto? Ha vinto di nuovo. Ha pareggiato, ok, col Cosenza, bene. Bene, è il momento giusto per provare a staccare e per recuperare di nuovo qualche punticino. Contro la Spalla, che è nona. Messo meglio il microfono, vediamo se mi sentite meglio ancora. Tanto con Football Manager la tastiera si usa molto poco. Allora, vediamo se abbiamo recuperato qualcuno. No, solo Coda, che però mettiamo comunque in panchina perché non è proprio in forma. E poi tutti gli altri sono ancora infortunati, ok. Tranne il Sacker, che però abbiamo già i nostri due difensori. Quindi direi, mettiamo un po' Paez al posto di Zibora, che sennò qua poi si distrugge anche lui. Palella per ora no, Ellerson. Mettiamo al posto di Iagello. E Yalcin per Yeboah. E Yeboah lo metto punta al posto di Ekuban. Mi piace molto di più Yeboah. Ok. Proseguiamo e vediamo. Sono tutti mediamente contenti, va bene. Entra duro su Dickman, sì. Allora, siamo i favoriti per una ragione e facciamocelo vedere.
Confido in una buona prestazione, abbastanza. La squadra Spal attualmente in nona posizione. In una brutta sorpresa contro la Spal, spero proprio di no. Conosco le nostre qualità. Ci può dire perché Ellerson ricoprirà un ruolo diverso, perché ha le qualità per giocare in diversi ruoli. De Rossi come allenatore, grande. Vediamo, il nostro ultimo tabellino di marcia non è proprio stato il massimo. Dobbiamo riprenderci un po'. Comunque questo pack delle con le facce delle persone è molto bello. Bello sto lancio per Yeboah. Meno poi la definizione dell'azione. L'allenatore è Daniele De Rossi, sì. Sì, allena la Spal. Perché in realtà tutte queste immagini, no? Tutte le facce, tutti i kit reali non ci sono, perché non hanno i diritti. Ellerson fa un gol della Madonna. Però è un gioco ultra moddato, Football Manager, dove appena esce il gioco escono già tutte le mod, e spesso vanno bene anche quelle dell'anno prima. Così sul secondo palo Ellerson un gran colpo. E anche la faccia di De Rossi ovviamente non è nei diritti. Bravo Dragusin che anticipa. Bel lancio per Yeboah che supera la difesa ma poi tira sul portiere in pieno. Ok, va Semper. In un qualche Football Manager, non ricordo esattamente qual era, forse era il 2008, avevo preso un portiere che ci aveva praticamente fatto guadagnare un sacco di soldi perché avevamo venduto all'Atletico Madrid per 25 milioni ed eravamo in Serie B, quindi avevamo preso una barcata di soldi che ci aveva permesso di fondare tutta la squadra. Fendrup ha ammonito. Bel lancio in mezzo, peccato. Ok, bene. FT, se prendevi la fascia era meglio perché allargavi di più il gioco, ma va bene così anche. Il tiro di Payaz, ma niente di. Non ha concluso niente di importante. Giocano a melina e poi lo lanciano via. Tripaldelli ex Sassuolo. Aggredite. Bella parata Semper. Bravo. Per ora siamo di nuovo a più 6 sul Pisa perché loro ormai hanno pareggiato. E proviamo, cerchiamo di vincerla questa. È importante. È importantissimo chiudere almeno 1-0 al fine primo tempo, ma sarebbe meglio fare anche il secondo così da troncare un po' le loro aspettative. Minuti ancora. Alla loro, però recuperiamo subito, bravi. Costruite sempre palla a terra dal basso. Che male che l'ho appena detto. Ok, ora infatti molto meglio, bello per Volpato e tira fuori. Volpato sta un po' deludendo in quest'annata, è incredibile. Pure è un buon giocatore, ma non sta concretizzando così tanto. È vero che è giovanissimo Volpato, però
Ci si aspettava qualcosina in più già da subito. Il fatto cosa ha 19 anni, però vabbè. Vediamo. Vedremo se riscattarlo a fine anno oppure no. A Porta Nova la fascia da capitano. Allora, 1-0 va bene, però possiamo fare ancora meglio. Ok, bene che scende il mediano apposta per andarsi a prendere il pallone e costruire il gioco. Peccato. Ripartiamo di nuovo. Bello per Volpato in mezzo. Un bel assist stavolta di Volpato per Yeboah. Perfetto, bene, bene, bene. Sulla luna, dove ha tirato? Tu cedi, benissimo, buonanotte Raven, grazie mille per la compagnia. A domani. Allora, 54esimo, Ehlers, come quando un ammonito fa un intervento mi fa sempre paura. Vai, bello, Volpato lancia Ellerson, bene. E poi Ellerson spreca. Quasi quasi Ellerson lo cambiamo. Giusto per essere tranquilli e ci mettiamo Palella che è giovanissimo, ma è un grande prospetto anche lui. Occhio FT, perdere sti palloni pericolosi. Grazie a te per la bella notizia. No, figurati, grazie a te per la compagnia. E Yeboah, non si sa come, riceve una palla davanti e fa un gran gol. Soprattutto quanti gol ha fatto Yeboah? Perché ne ha fatti più di coda, secondo me, ormai. Chi è caduta addosso che al 20? Non lo so. Allora, Yeboah ha fatto in Serie B 6 gol. No, non è vero 6 gol. Sì, 6 gol. E invece coda. Quanti ne ha fatti coda? A coda 1? Vabbè certo, se allora ne ha fatti molti di più, sì, un gol solo coda. Ma no, ma che coglione, no, sbaglio anche a leggere, 10 gol coda. Non so neanche più leggere le statistiche. E Yeboah? 10 gol, sono pari. 10 gol a testa. Mannaggia, 70esimo, provano a recuperarci con un gol di Van Amersfoort. Però 3-1 ce la possiamo fare a proteggerlo. Attualmente abbiamo cambiato, qua è sclerato, intanto vedete tutti belli in forma che non è vero. Occhio però, Allora. Di cambio ne abbiamo fatto uno solo. Mannaggia, gol, ma forse chiamano il VAR, vediamo cosa dice il VAR. Regolare, quindi ora dobbiamo fare attenzione perché subito due gol ci hanno fatto. Allora, andiamo a fare un po' di cambi. Valenti sicuramente. E Dragusin anche. Va bene così e poi fra un po' facciamo altri due cambi. È un altro mondiale, ma va bene uguale. Oh, che sonno! Minchia, Raven mi ha fatto venire sonno anche a me. Possiamo andare a due cambi, quindi Yeboah. Ci mettiamo Puskas.
e andiamo a cambiare FT. FT con... dov'è? Ah, Sabelli è rotto. E cambiamo Paiaz allora con Ziborra. Sprecato, brutto volpato. To cross. Oh, benissimo. Questo bello scambio tra esterni che chiude direi la partita, perché col 4-2 sicuramente non abbiamo grossi problemi. Mi sembra quasi uno schema, ma in realtà non è vero. Volpato per Yalcin, che si è trovato davanti alla porta. Quattresimo e arriva qua praticamente l'ultima azione, che è di nuovo nostra, ma ci fottono palla subito e partono in contropiede. Bene, finita, perfetto, perfetto. 3 punti e stacchiamo un pochettino il secondo. Ben fatto, molto bene, andiamo avanti. Contento della vittoria? Assolutamente sì. Quanto è stata scioccante la sostituzione per Yeboah? Ma no, in realtà doveva riposare. Van Amersfoort, serie diretta qui a non portare sfiga. Van Amersfoort ha fatto una grandissima gara contro di voi, sì, assolutamente sì. L'obiettivo è quello, puntare alla serie diretta, però vediamo. Abbiamo 6 punti in vantaggio, di vantaggio per ora. E Yeboah vorrei veramente piazzarlo più titolare rispetto al prima metà dell'anno, però vorrei vendere coda per poterlo mettere diretto. Volpato una gioia per Yoki. Vabbè, in realtà ho appena detto che non è che ha fatto così tanto. C'è stato un momento di concitazione oggi quando il VAR è intervenuto per correggere l'arbitro Marco Guida. Sì, diamo sempre ragione al VAR. Ha usato l'incredibile numero di 28 giocatori sinora. Il turnover è importante, ragazzi. La squadra lunga e il turnover sono la soluzione a queste cose. Ok, ora abbiamo un po' di riabilitazione. 6 punti, quindi ci abbiamo ancora un sacco da lavorare, perché sono 19 partite. Yeboah è volpato nella squadra della settimana. Quante sono le squadre in totale? 20, quindi siamo esattamente a metà anno. Finito il girone d'andata adesso, infatti è il 19 dicembre, sì, poi ci rivediamo a gennaio, quindi siamo riusciti ad essere la regina d'inverno alla fine, con 6 punti di vantaggio. Ora vediamo di fare un buon mercato. Puntare a fare un po' di soldini vendendo qualche giocatore, sostituirlo con giocatori giovani, promettenti e a basso prezzo. E di abbassare un po' magari anche il costo di alcuni stipendi. Non è per niente male questo, eh? Provalo un po'. Il Club Rouge vorrebbe Yeboah. Non ci penso neanche per solo 5,7 milioni, scusa. Vediamo un po' se c'è costo trasferimento, 6,5, facciamo non specificato e andiamo avanti. 6 milioni sono troppo pochi. 5,7 milioni, ma dallo via subito con lo scappo. Ma no, io non vorrei... Allora, il mio obiettivo sarebbe vendere coda. Avessi visto un gol di quel pirletto. Ne hai visti quanti ne vuoi? Ha fatto anche una tripletta. Ne ha fatti 10. 10 lui, 10 coda. Mi sembra sia un buon obiettivo. Anzi, forse di più di 10. 10 quando abbiamo guardato. Ne ha fatti 12, infatti ha fatto 12 gol Yeboah, 10 coda.
perché non lo sa mettere, va messo come punta, è veloce, lo metti come punta a scavalcare la difesa contro le difese alte. Scardinare le postazioni difensive delle altre squadre. Yeboah, bravo, vedi, 8,85 in allenamento. Allora, il mio obiettivo è quello, vendere Coda e tenere Yeboah. Oppure vendere Coda e Yeboah e comprarne un altro, però Yeboah lo si dovrebbe vendere bene. Anche lo Spezia sulle tracce di Yeboah. Ma sulle tracce di Coda non c'è nessuno, eh? Che è quello che vorrei vendere io, no, eh? Se mi dessero un paio di milioni per Coda, mi va benissimo. Tengo Yeboah. Tienilo che in qualche anno ti diventa un pro. Chi? Yeboah o Coda? Coda in qualche anno va in pensione. Buxa, ah, pareggiato due volte contro il Club Brugge. Ok, ma Buxa anche non è malissimo, perché comunque ha 19 anni, è molto giovane e non è fortissimo, però hai comunque un sacco di spazio per farlo giocare bene, cioè per farlo crescere. Le statistiche sono buone, massima elevazione molto buona. Un bel bestione. Incontro missile con lo staff. Che palle. Vuoi aumentare dopo intensità e Kuban? Va bene. E anche a Vogliacco. Va bene. Poi diamo un po' di allenamenti individuali. Puskas non dovrebbe battere calcio e punizione. Tanto non gioca. Se ne frega. Terminare sessioni di allenamento individuale. Ok. E anche su Coda, ma tanto sono vecchi, di certo non servono a niente. No. Ci sono dei dubbi circa l'opportunità di allungare il contratto di Badel, ma non voglio allungargli il contratto. E Kubana scade fra 18 mesi. E Cassata scade tra 6 mesi. No, però sì, tutti e tre non voglio rinnovare. E poi Zibora sembra un po' infastidito dal basso carico di lavoro. Ok, dovremmo aumentare il carico anche a Yalcin e a Balog. Sì. E Pessolani può diventare un membro dell'Under 20, ma chi è? Fammelo vedere un po'. Ma non è neanche troppo scarso, non è forte, però potrebbe comunque crescere un po'. Vediamo se riusciamo a fargli un contratto. È davvero interessato a restare al Genoa, vorrebbe un ingaggio, ok. Lo abbassa anche un po', da 16 a 22.000 l'anno, ok. È uno stipendio decente, glielo possiamo fare, quindi negoziamo il contratto. Cercare un prestito va bene. 20.000, no, abbassiamo a 15 e allunghiamo gli anni. Leviamo l'aumento di stipendio annuale e in caso di stipendio. Prolunga contratto dopo promozione, va bene. Allora mettiamoli anche a 17. 20. 18. Ok, 18.000 va bene, dai. Possiamo probabilmente farci qualche soldino. Praticamente gli abbiamo offerto un contratto di 3 anni che si autorinnova di 3 in caso di promozione. E quindi è praticamente un contratto di 6 anni. Nell'atmosfera positiva all'interno della rosa. Bene, e questo chi è? Scusa. Un prestito dal Ponte d'Era, ma è scarso come la fame. Ok, atmosfera buona e sostegno medio.
dovremmo elogiare Yeboah per il recente, sì, per come sta giocando ultimamente, va bene. Marcus Gunter, chi è? Sarebbe una buona scelta per lo staff tecnico. No, basta, basta, personale, basta. Ok, fine riunione e abbiamo le azioni follow up. E complimentarci con Yeboah, gli diamo una pacca sulla spalla e diciamo che la forma è eccellente, è molto contento, perfetto. Vediamo, visto che ci siamo ora, il 27 dicembre possiamo iniziare i primi giorni di mercato, ci siamo arrivati alla fine, incredibile, tutto a merito del mondiale, ho fatto passare un sacco di giorni. Collocolo l'avevamo già osservato, perché comunque non è un brutto giocatore.